scusa, coraggio di tirar fuori l'argomento cardine. Ma tu ci hai rimbalzato la palla a noi, ci hai dato la colpa. Sul quale abbiamo discusso animatamente il fatto che la Juve avesse preso la palla al balzo per cacciarlo. Dai, nessuno. Ma adesso continueremo a parlarne. Non credo, Però prima le formazioni. Come scenderà in campo Napoli? Ah, giusto, Napoli. Perché c'è anche Fiorentina-Napoli. Tutto questo bailam. C'è anche Fiorentina-Napoli, sono in campo, una partita importantissima perché ci si gioca veramente l'Europa in questo caso, e c'è molto nervosismo in campo, sto notando, perché i giocatori della Fiorentina stanno prendendo a schiaffi la terna arbitrale e quindi è chiaro che è sinonimo di una tensione veramente molto elevata. Inquadrato in questo momento Cazzona, le formazioni le dico subito: la Fiorentina scende in campo con Terracciano, Bireghi, Querta, Milenkovic, Dodo, Arthur, Bonaventura, Beltrán, Gonzale, Kouamé e Nzola. Scusa Mimmo, posso chiederti una cosa? Tu che sei napoletano, ma questa storia che non volevate giocare di venerdì 17, poi alla fine invece vi siete rassegnati? Cioè, siamo ancora ai cornetti. Oh, ma non l'ho tra l'altro... Dimmi anche pizza. Tra l'altro... No! Dai, vai avanti con sti venerdì 17 è una data che purtroppo per Allegri significa esonero, perché era già successo con la Juve nel 2019. E non solo il 17. Quindi Calzona rischia. È una data importantissima per i colori bianconeri, perché il 17 maggio 1987 smette di giocare Michel Platini. Senza tanto era teatro. No. Noi però parliamo di venerdì 17. No, sì. Ma qua stiamo parlando del venerdì 17. È il 17 febbraio, ma se è un martedì, se è un martedì pure che il 17 era 3 seghe, però cioè venerdì è un martedì, è una data importante per no, no. Mi dispiace. Non fallo parlare per un po' al professore. È la sua serata, quindi può dire tutto. Comunque mi sbaglio, Mimmo. La Fiorentina ha messo quasi tutti i titolari e il Napoli. Ma il Napoli chiaramente così. È un Napoli tranquillo della posizione in classifica, quindi non ha tutta questa verve di giocare. Bellissima anche la coreografia dei tifosi del Napoli che vedo sullo sfondo, tutti con la maglietta grigia. Molto bella, molto c'è bella. Non si vedono, non si vedono. Mimmo, mi vendico subito, perché tu da tifoso del Napoli ti dimentichi una cosa a proposito del 17 maggio. Il 17 maggio per voi è un grande anniversario. Perché? Coppa UEFA, Stoccarda Napoli. Ma ho capito, non posso parlare del venerdì 17, poi esiste su questa cosa. Mannaggia. È chiaro che c'è il 17, il 17 esiste. È il venerdì. È venerdì 17. E io non ho voluto dire. Il Napoli dire. Non voleva scendere in campo, lo abbiamo detto. Non ci stiamo trovando. Comunque stanno protestando tutte le curve, nessuno... Anche qui, quelli del Napoli, non c'è nessuno. Così il Napoli riesce a evitare il rischio conference, perché il Napoli lo vuole evitare. Se e azzecca l'allenatore. Perché ho visto conference? Cioè, secondo me conference. Secondo me l'anno prossimo si ricandida. No, ma ti dico un'altra, se prende Pioli vi passa sopra le orecchie, te lo dico io. Vedi, no, ma questo è da vedere. Ma credo che Mimmo, guarda, questo che se noi prendiamo Pioli gli passiamo sopra le orecchie. So che non mi segui, so che nel tempo libero non mi segui, però è una può testimoniare il prof. È una cosa che io ho detto da un mese, questo. Il Napoli col Pioli allude arriva a Conte. Sopra il Milan. Allude a Conte, ovviamente. Beh, con Conte qui, lo racconteremo, se succederà. No, perché ci si riempie la bocca. Pioli con... Napoli. No, no. Napoli. Salsiccia e Friuliello. Salsiccia e Friuliello. Ci si riempie la bocca con sto Conte. Ragazzi, guardate che Pioli non è l'ultimo arrivato. Non è l'ultimo arrivato. Attenzione. Io sono d'accordo, Pioli potrebbe fare molto bene a Napoli. Più di Conte. Ed è anche più gestibile. Ed è anche più gestibile con De Laurentiis, secondo me. Beh, di certo, come temperamento, atteggiamento è adatto al presidente del Napoli, De Laurentiis. Questa cosa del temperamento, eccetera. È importante. Secondo me, Pioli fa giocare bene alle squadre. E quindi, forse non vedi tutte le partite, Mimmo. Forse non vedi tutte le partite. Serena si è sbilanciata. Non puoi dare un giudizio su un allenatore quest'anno che dopo... Quanti anni è che ha? 5. Quanti? 5. Ma sono tanti. Ha ragione, è tanto. Attenzione! C'è il primo gol del Napoli! Attenzione!
del Napoli, mandiamo l'onda, l'onda mondo, Flex. Santo rigore, noi vogliamo una bella processione. Professore, vieni, vieni, facciamo una bella processione. Chiarello, vieni, vieni, facciamo una bella processione. Santo rigore. Santo rigore, noi vogliamo. Ma perché dobbiamo venire noi, loro nomi? Vi lasciamo la scena. Santo rigore, noi vogliamo. Oh, santo rigore, noi vogliamo. Ma voi veramente siete venuti dietro? Certo, ma questi veramente fatto. Ma questi, ma giuro, mi sono venuti dietro veramente. Ma roba da poi Napoli non ha bisogno di rigori, Mimmo. Ma che Napoli ha bisogno del rigore? Ma stiamo scherzando? Ma non scherziamo proprio. Durante la processione ha avuto due occasioni il Napoli. Ma Freddy, aspetta, perché c'è una punizione al limite dell'area della Fiorentina. Mimmo, questa partita importante. Precedenza al Napoli. Un attimo, è importante questa. Biraghi. C'è importante sulla che segna la Fiorentina. Biraghi che è un cecchino. Sì, posizione interessante sulle punizioni. Per la Fiorentina. Ne ha tirate quest'anno 42 e ha fatto gol per 38 volte. Quindi non è vero. Devo dire la verità, difficilmente sbaglia. Quindi ci apprestiamo al pareggio della Fiorentina, vediamo. Coccodrillo. Coccodrillo. No, è Biraghi. Che gol! Che gol! Basta che gol di calcio. La prevista. Che gol! Quando uno mastica di calcio, le cose le sa. Biraghi non perdona. E allora mandiamo l'onda molto Flex. Piede diverso, ma professore, ha tirato un po' alla Del Piero, anche un po' alla Platini, sempre col piede diverso. Diciamo la Maradona, Biraghi e Platini, insomma. No, vabbè, punizione. No, Mimmo, non dovevi giocare venerdì 17, non aveva detto De Laurentiis. Beh, questa era una partita, oggettivamente, una giornata nella quale... Allora, non voglio far polemica, perché veramente... Mi piace provocarti. E gli ha tirato addosso a Sassiccio Friariello. Ma voi sapete per caso se c'è una partita in Europa che si sta giocando in questo momento? Non c'è, tutti che guardi, te lo dico io, non c'è. Però se ne tira perché in Europa nessuno gioca il venerdì. Palermo-Sandoria. Ma no, si ripete, dai. Ho detto in Europa, scusa. Beh, in Olanda è stata interrotta. Ma come Olanda? In Olanda è stata interrotta. Brava, è stata interrotta perché ha detto, ma oggi quante ne abbiamo? Ne 17, fermi tutti! Via tutti negli spogliatoi, ragazzi. Tra l'altro, playoff di Serie B, siamo all'intervallo Palermo-Sampdoria, la Samp sta perdendo 1-0 contro il Palermo. Diamo anche questo aggiornamento. Quindi l'amico, il tuo amico Pirlo è alta delusione. No, beh, Pirlo comunque ha vinto più di Allegri in un anno. No, vabbè, dai. Ha vinto più di Allegri. No, andiamo. Adesso ce l'andiamo. Cambiamo. Gulamam, così vi voglio, così. E il secondo gol della Fiorentina, Fiorentina. Mandiamo l'onda. Tira in vantaggio, che è successo? Napoli. Guarda che errore, guarda in uscita, guarda che errore, ma non si può Politano fare. Politano sbagliato. Regalato Anzola che non segnava dal 63, segnava. Secondo me si sono guardati negli occhi e hanno detto meglio così, Ma dici che uno prende la sedia e gliela tira dietro. Comunque meglio così, ragazzi, meglio così. Il Napoli è in linea sul fatto che, siccome non vuol fare le coppe, l'ha detto il presidente, quindi è in secondo linea. Me sono direttive anche del futuro allenatore. Chi è secondo te? Antonio Conte. E dai, l'abbiamo detto Pioli. Ma no, cioè, ogni mezz'ora cambiamo l'allenatore. Ogni mezz'ora cambiamo l'allenatore qua dentro. Ma io rimango coerente, poi sbaglierò. Cioè, per me sarà Antonio Conte. Ha sentito qualche giocatore e ha detto mi raccomando. Vedere il gesto tecnico di Nzola, anche perché è riuscito benissimo a penetrare la difesa del Napoli con un gesto tecnico e a insaccare proprio la rete e a buttare la palla nell'angolino. Quindi attenzione. Bellissima rete da parte della Fiorentina, che attacca ancora. No, il Napoli. È Napoli, scusate. No, vi avviso io. Vi avviso io perché... mi arriva l'avviso prima sul cellulare. Ma no, Mimmo! Vedete, vi avviso io, mi arriva l'avviso sul cellulare. Cioè, come la Fiorentina, lo sapevo già. Mimmo, che succede? Ma niente, è sotto Napoli. Stanno mantenendo il risultato. Tutto cambia per non cambiare niente, diceva il grande
Pascoli. Quindi Fiorentina sorpassa il Napoli. Diamo un'occhiata anche alla classifica. Fiorentina, vediamo. Fiorentina 56 punti, Napoli 51. Quindi la Fiorentina va in conference? E vai! Forza! Ma se la Fiorentina dovesse vincere la conference, va in Europa League. Non va nessuno. Noi andiamo noi? A quel punto lì non va nessuno. Non va nessuno. Non c'è un altro posto. Sì, stai tranquillo. Pazzesco. Napoli da primo ha 41 punti in più. Sì, è incredibile. Pazzesco. È incredibile questo crollo del Napoli, Mimmo. Beh, ma adesso seriamente, meritava di stare sotto di due gol? No, assolutamente no. Ha avuto un sacco di occasioni per raddoppiare. No. Sinceramente, io non me la voglio prendere con Cazzona, eccetera, però sinceramente non meritava di prendere due gol, sincero. È un'annata storta. Eh? È un'annata storta. Un'annata storta. Quando parli con me devi parlare in italiano. Italiano, sì. Faccio fatica proprio a capirti, capito? O italiano o non parlare con me, capito? Vabbè. Vabbè, ce ne andiamo a casa. No, Mimmo, no, adesso dovrai continuare a raccontarci. No, ma io voglio fare una domanda. Napoli. La partita è manca 3 minuti alla fine del primo tempo e mi sembra anche ben indirizzata. Questo perché ormai la Fiorentina ha preso il volo. Aspetta che guardo il cellulare. Niente. Infatti, niente, vicinissima al terzo gol, la Fiorentina. No, il cellulare non ha detto niente. Ho detto vicinissima. Ah, vicinissima, quello sì. E stavo dicendo, ma scusate, voglio fare una domanda a Sassiccio Fredier. Non ti pare. Ma Allegri, visto l'argomento stasera, giustamente Allegri, ci mancherebbe pure. Ma Allegri se ne va. Ma non è che niente, questo si piazza sulla panchina del Milan? Perché no? Perché del no? Milan, dico. Non è che niente. Ma magari, Mimmo, firmo subito. Chiedo a Manfredi. Ti piacerebbe, ma non potrebbe Manfredi? Essere uno scenario? È suggestiva come idea. No, lascia stare che tu non te lo auguro, ma potrebbe essere uno scenario. Ma su quella del Napoli? Ma scusami, Mimmo. Ma scusami, te lo prendi? Allegri? Sì o no? Ma stai scherzando? Io subito, in carrozza. Hai insultato fino adesso. Ragazzi, scusami, il Milan, perdonami, il Milan non prende Conte perché dice che guadagna troppo. E prende Allegri. Bravo. Cioè, ma è un Allegri, attenzione, è un Allegri magari anziché 7. Ne danno 4, Allegri. Adesso gliene devi dare 7 no, per forza. Non avete seguito il ragionamento. Allegri alla Juventus deve dargli 7 milioni, sì. Dico, più o meno, adesso dico 7, 8. Sì. Ma tu dici 3 gliene dà la Juve e 4 gliene dà. Diciamo che si mettono d'accordo, dice vabbè, Juve me ne vado, dammene 4 e finiamola qua. Quindi è un Allegri che arriva con in tasca nel portafoglio 4 milioni di euro sicuri, perché è la liquidazione della Juventus. Va al Milan e dice, guarda, dammene 2,5, 3, 4 più 3, un a casa anno, mia, e gli altri? Ah, lui punta i 2 anni, dice che me ne frega, faccio 2 anni e poi vediamo. Montico, grandissimissimissimissimo. Attenzione che pareggia, mi è arrivato il messaggino! E pareggia! Mi è arrivato il messaggino! Sotto la scella! La mette dentro! Hai visto? Un solo grido! Guarda, il Napoli torna a segnare con una rete di Carascheglia. Mandiamo l'onda. Queste sono punizioni. Rindiamo a Napoli che è tornato e forse andrà pure Mimmo, io però voglio vedere la moviola. Ma non è, però la moviola a mano si fa su un episodio, no, sul gol. Appunto, però ci devi interrompere. Ah, ok, sì. Ci penso io. Ti voglio vedere all'opera, quindi ti ho già avvisato. Uno per terra, Mimmo. Però mi avete distratto, non ho visto esatto. Quello che è successo. Mi fate parlare! Ci sono tutti i sanitari lì. Speriamo che facciano un replay, almeno vediamo cosa è successo. Che potrebbe essere questo l'episodio giusto, voglio vederti all'opera. Mimmo, però... Se il professore mi distrae, io poi guardo lui e non guardo quello che è successo. Guarda. Eccolo, è da limone.
È da limone. Questo subito muove la mano. Questo è Rossi immediatamente. Diego, ti offri? Facciamolo vedere. Facciamolo vedere. Rischi è Rossi. Chi fa quello qua? Che mina? Chi mi vola? Io cosa faccio? No, tu fai... Io faccio... Come si chiama? Quello che voli. Quello che vuoi. Ok. Quello che vuoi. E io salto. Faccio ponte e tu voli. Chi fai ponte? Tu sei Chiarello, che fai? Va bene, va bene. Allora, sei visto chiaramente il nostro difensore, che adesso mi sfugge il nome, porca miseria. Ostigard. Ostigard, bravissimo. Ostigard, che va a contendere la palla a non so chi, e a un certo punto che fa... Salta ponte. No, che ponte? No, la proprio una botta. Oh. Botta, così. Ma no, più forte. No. Più forte, così. Oh, così. Ah. Più o meno. Più o credo meno. Fosse Nzola. Sì, Renzola. Oh. Che è entrato con troppa dai, decisione. Si alzi. Io ci ho visto una mezza gomitata. Sì, più o dai, meno. Si alzi. No, Ostigard è stato giù tanto. Oh. Eh sì, mi mollò, era questo che volevamo vedere. Se ci fosse il direttore, si alzi. Cosa fa? Comunque Ostigard ha preso una bella botta. Infatti, ricordiamo, è stato chiamato anche lo staff medico in campo. Un po' il gioco è fermo e anche Mimmo ma è ancora, così tanto. Ancora a terra. Mimmo, puoi alzarti? Posso alzarmi? Sì, sì. Prego. Se perfetto. Dopo se non mi entra lo staff medico, io non mi alzo, ragazzi. Se non mi entra lo staff medico. Dopo questa performance possiamo andare in pubblicità. Deve essere un reietto. Esagerato, Massimo, esagerato. Mandiamolo al confino. Massimo. Mimmo, voglio vedere se ti fosse venuto a dire a te che ti strappa le orecchie, chissà dove abiti, e ti spacca il muso. Vabbè. Volevo vedere. Ho capito, ma succede tutti i giorni per strada. È successo anche negli spogliatoi. Ma dove vivi? Nei peggiori bar di Caracas, Mimmo. Frequenti i peggiori bar di Caracas. Dici che succede tutti i giorni. Mi viene qualche dubbio. No, non sono mai stato in Calabria. Cosa c'entra la Calabria? Adesso stiamo argomentando una roba. Non venga fuori con un'altra cosa. Stiamo sul pezzo. Mi sembra un po' esagerato. Ha fatto una cazzata. Va bene, ha fatto una cazzata. Adesso però non è che bisogna crocifiggere sto uomo. Ha perso la testa, va bene. Prima con l'arbitro, poi col quarto uomo. Sì, poi con sì, ma io non sto dicendo che hai torto, Massimo. Non ti sto dicendo che hai torto, ti sto dando ragione. Ha sbagliato. Da qui adesso, mettere a repentaglio tutta la carriera. Va bene, però. Con le luci di una telecamera. Ragazzi, ma quante ne ha fatte nel giro di un'ora? Quante ne ha combinate? In un'ora? Sì, quello sì, quello sì. Danni assurdi. Materiali e morali soprattutto, ma non poco, nel giro di una... E ha vinto la Coppa, ha vinto il primo trofeo di questo secondo ciclo, doveva gioire, abbracciare tutti, e poi alla fine in conferenza stampa si sarebbe... No, ha offuscato la vittoria. Qualche sassolino con le sue battute toscane, ma non così, ragazzi. Vabbè. E infatti la vittoria della Juventus è in secondo piano. Sì, si parla solo di Allegri. È offuscata, è annerita... ottenebrata dallo show. Grande occasione finale del Napoli con Raspadori. Ma se non suona. Ma non mi sono agitato perché il telefono non mi aveva avvertito per tempo, quindi. Sì, buono. Questa vittoria della Coppa Italia tra l'altro passerà. No, verrà ricordata per questo. Non è che passerà. Sta vittoria della Coppa Italia, non sarà ricorderà nessuno. L'atteggiamento di Allegri. Sì. Tutti saranno ricordata per sta roba di Allegri. Però basta. È un emblema perché comunque, come ho detto io, in questi ultimi tre anni sarebbe bello, anche soltanto nelle nostre trasmissioni, lo so che è impossibile, prendere un bel pallottoliere e dire e contare quante volte abbiamo citato Allegri e quante volte abbiamo citato la Juventus. Purtroppo, secondo me, Allegri è stato citato più della Juventus, dove la Juventus ha avuto fior di allenatori, fior di campioni ed è rimasta la Juve ed è andata sempre oltre. Non può andare oltre Allegri? Io penso proprio di sì. Citato in maniera negativa. Bravo, ma bravissimo. Ma certo, però, scusi professore, questo sono frasi fatte. Una alla volta. Aggiunga una volta. Anche la maglia rimane sempre, la maglia rimane, gli uomini passano, ci metta pure questa e abbiamo fatto scopa. Intanto, un minuto dalla fine, Mimmo, raccontaci punizione per il Napoli. Non guardare il telefono, non lo guardare. Viviamo questo minuto insieme. Sì, in effetti c'è questa punizione, non è proprio rissa, al limite. Non è proprio al limite, però
diciamo Raspadori che Raspadori da lì potrebbe far male, potrebbe far male. Vediamo un po' cosa mi dice il cellulare. Mi è sembrata molto distante. In teoria dovrebbe avvisarmi prima, di solito almeno 4 secondi prima. Però siamo un po' lontani. Sì. Manfredi, siamo dovrebbe lontanissimi. Dovrebbe addormentarsi il portiere. Dovrebbe veramente andare a prendere un caffè e tornare, perché non lo guardo neanche. Dovrebbe essere anche l'ultima azione della partita. Ma neanche il mitico, come si chiamava quello dell'Olanda, fortissimo? Van der Sar. No! Mi viene in mente Proof, ma non era Proof. Cruyff, bravo, mi viene in mente Proof, ma era Cruyff. Neanche lui segnava, infatti in Napoli, come vedete, il telefono non mi ha suonato, quindi non ho niente da fare. Mimmo. È finita, praticamente è finita, stiamo solo aspettando il fischio. Occhio, della occhio. Fine. No, niente. Ragazzi, non mi agito. Come ve lo devo dire che il telefono mi avvisa prima? Ma Mimmo, ragazzi, non devi svelare questa cosa. Finita. È finita, 2-2 al Franchi di Firenze e finisce qua. Mimmo, dicevi Koeman, Teddy. Non Cruyff. Koeman. Il Koeman. Quello che tirava forte? Ma dell'Olanda. Il Koeman? Vabbè, niente, come non detto, dai. Come non detto. Ma di che cosa parla? Massimo, aiutaci tu anche con le pronunce. Ma non era da Cruyff lì, ma non era la punizione per Cruyff, vabbè. Lascia stare. Lascia parlare Franchi. No, scusa, no, dimmi, uno che tirava bene le punizioni? Dell'Olanda. Ha ragione, lui era Ronald Rambo, detto Rambo Koeman. Allora, ecco, l'ho detto anche giusto, l'ho detto. Chiarezza. Tu hai detto Cruyff, io ho detto Koeman, tu hai detto Cruyff. Allora, siamo in chiusura, io saluto e ringrazio alla Platini. Massimo Franchi da Torino. Esatto, bravo Massimo. Ciao Massimo, grazie per essere stato con noi, grazie a Mimmo Pesce. Mimmo, un pareggio che lascia un po' la mano. Un nuovo pareggio che vuol dire un nuovo inizio. Ah, un nuovo inizio. Cos'hai in mano, Mimmo? Brindo al Parigi. Ultimamente le abbiamo prese e basta, quindi. Esatto. Aspetta. Diego Chiarello. No, aspetta che mi